Ciao a tutti, verdastri. Killer è incredibile. Urso killer sia. Questo livello non sarebbe stato un... Oggi mi incazzo io. Mi sarei anche rotto i cosiddetti di vedere articoli circolare in internet con titoli, aperte virgolette, animale a caso, killer, chiuse virgolette. Sono decisamente troppi e nessuno di loro avrebbe senso di esistere. Primo perché, è vero, gli animali in grado di uccidere a questo mondo sono molti e quasi tutti in Australia. Ma quelli che vogliono farlo, giusto perché odiano l'uomo, sono decisamente pochi. Talmente pochi da contarli su una mano. E questo numero è zero. Quindi se sentite parlare di calabrone gigante killer che ha già ucciso gente in Francia, sappiate che non è così. È vero che è arrivata una vespa asiatica in Italia, cioè la vespa velutina, ma all'uomo dà problemi paragonabili a quelli del nostro calabrone. I problemi maggiori li causa agli apicoltori e alle api di cui è ghiotta. È bello perché ogni anno arriva un'entità che dà molto o moltissimo fastidio alle api. Basta! Il calabrone gigante asiatico, che risponde al nome di Vespa mandarinia, ha dimensioni paragonabili a quelle del nostro calabrone, Vespa crabro, e vi assicuro che non è arrivato in Europa e tantomeno in Italia. E anche se arrivasse, causerebbe più danni alle api rispetto all'uomo. Anche se in questo caso la sua puntura è dotata anche di una neurotossina, quindi magari sarebbe un po' più pericoloso rispetto al nostro calabrone. Ma non è assolutamente un insetto one shot one kill, neanche con tre punture un uomo sano muore. E a dirla tutta, il veleno della vespa mandarinia è meno tossico di quello delle api. L'unica differenza è che inietta un quantitativo molto maggiore. E per i ragni è la stessa cosa. Articoli che farebbero diventare idrofobi dei naturalisti per quanto idioti sono. E mi incazzo ancora di più perché molti di quelli che leggono ci credono senza neanche andare a informarsi e a controllare la veridicità di quelle affermazioni. La seconda cosa da far notare è che non si può dare del killer a un animale. Definizione di killer è sicario dietro compenso e su commissione. L'unica ricompensa che potrebbe avere un animale sarebbe la sicurezza del nido, della tana e la protezione della prole. Alla fine gli animali rispondono a istinti basilari e per evitare di avere problemi con gli animali basterebbe un po' di buon senso. Usare per esempio gli abiti adatti se dobbiamo avvicinarci a un nido di vespe oppure camminare in posti dove è stata segnalata la presenza di un ragno pericoloso. Che poi, perché avvicinarsi a un nido di vespe se non si sa come e cosa fare? Poi ovviamente ci sono anche gli eventi aleatori, fatalità, sfighe, chiamateli come volete. Ma molto spesso anche quelli sono causati da una mancanza d'uso del cerebro. Concludendo, prego quella gente che ama scrivere un nome di animale seguito da killer di smetterla. Se no potrei trovarvi e farvi passare dei brutti quarti d'ora, che per me sarebbero comunque magnifici, cantandovi un sunto delle migliori canzoni dei Pooh. E non sono un cantante esperto. In fin dei conti, vi tengo d'occhio.